Sì, Ok, siamo. ok. Vediamo un po'. Allora, dall'inizio, dai. Ci abbiamo capito niente. Vabbè, apertura. Fortuna da rivedere per il Qualsiasi, nero. no? E tre. Ah, visto che non avevi veramente studiato questo No. impianto, Anche i visto le partite che hai pastificci giocato lo prima. usano. Assolutamente no. Ah, avevo studiato da bianco, non da nero. Ah, da bianco, eh. Sono tornato al Questa. buon doppio fianchetto che giocavo da piccolo. Però più che altro, cioè, devi arrivare a B5, era quello che so, a un certo momento. Però non è facilissimo, Pensavo qua di fare A6 forse. No, no, quando hai fatto cavallo E1 vedevo A6, però forse è già tardi. Torre 8 non lo so, la torre la... Non Atterresti in F8 per F7, no? so, il mio piano è F4, Eh sì. F5. Cioè, se non puoi fare alfiere F8, la torre ne è 8 un po'... Speravo di fare F8, ma. Però sulla diagonale è Sì, dura, sì, no? sì, Ci sono sì. sempre alfiere per Ci F6. sono stato qualche problema. Però davvero, secondo me è più semplicemente scomodo questo impianto col nero. Perché non sai bene cosa fare. Sto facendo F4, Io non ho idea F5. di nulla. Sì, il Non bianco ho c'ha proprio i pedoni idea. centrali, no? Tra Sì, l'altro. cioè, quello che so, vabbè, alcuni fanno D4, ma cioè, nero chance con i Vabbè, pedoni D4 sospesi, è no? quella che mi hanno fatto a me Certo che. l'altra volta. Cioè, se mi fai cavallo B4, però adesso sì, D4, perché questa è una buona versione, no? Perché cavallo Sì, B4 farò A3, non fa nulla in D5. cavallo Cioè, B4. se non hai pezzi pronti Sì. per contrastare No, D5, se ho già la farci torre in E8, sì, ma senza la torre in E8 non può. D4. Sì, no, ho cancellato tutto. D4. No, no, no. Premi questo qui. Ah, impedito che sono. Torre 8. Ah, non ho idea. Sì, è un piano classico. Sì, semplicemente so che il bianco deve fare questo, il nero in qualche modo deve arrivare a B5, ma in alcune posizioni anche se arrivi a B5 faccio D3, B per C, D per C e lo attacco comunque, Sì. no? Cioè, qui sono abbastanza veloce. Ah, di solito, cioè, dovresti forzarmi D3. In realtà me l'hai forzata. Sì, però ho sprecato un sacco di Sì. tempo. Pensavo, ecco, su cavallo E1 forse, A6 A6. B5. A6 F4. A volte puoi dare un pedone. L'idea era quella, A6 F4 B5, pensavo. Però se anche stai fermo con D3. Ok, è tenuto in miglioramento però, no? Sì, in effetti. Almeno fai B per C, D per C, apri un po' di case Sì, bianche, sì, qualcosa. sì, Ogni tanto anche G4 come piano. sì, sì. Sì, H5 in partita era per Ah, evitare il G4. ma... No, era Sì, l'ispirazione. quando fai H5, sì. A6, ah, A6 Pensavo 6 interessante. B5, solo che Che poi mi su... sono detto ma non serve. Eh no, non Serviva. serve. No, devi essere veloce, sennò arrivo. Se mi mangio il pedone, donna B6, Sì, no? e E ho non i so come pezzi. riesci a tenere. Ah, mi sa che non riesci proprio No, non a riesco a tenere, perdo un pezzo. giusto. Ah, così non posso tenerlo, quindi forse non devo fare Forse non devi fare F4. F4. Pensavo forse D3 e su B5 adesso sì che te lo mangi. Sì, così ha senso. Ok, hai fatto A6 intanto. Fatto A6 che è già una mossa Però se non arrivi brutta. a... Se non arrivi a B5... Non è facile, No. no? Vediamo. Magari dare il pedone va comunque bene. Non credo, però. Non si sa mai. Cavallo C3. Sì. E Ah, ma poi anche mi cavallo sono A3 cavallo C4. detto, bah, non mi Cavallo sembra un gran B. Non c'è compenso. compenso. Il pedone. Vabbè, un pochino. Sì, ho i pezzi indietro. Sì. Però No, un pedone. no, un pedone. Come si fa qua? No, ho sbagliato tutto. Cretino. Ok. Non lo so, perché qui in realtà... Sì, cavallo B4 è un'idea per forzarmi D3, però sei troppo lento già. Cioè F5 sta arrivando alla Sì, prossima, sì. no? Sono già lentissimo. Però hai fatto tutto quello che di solito si fa. Non mi ricordo la teoria, il problema è quello. Mi ricordo i piani del Sì, bianco, ma non i piani del nero. beh, è giusto. Mi ricordo qualche Grazie B5 ogni a tanto, però cioè, hai fatto tutte le mosse di sviluppo e ti ritrovi in una te. posizione di merda. Sì,
proprio non un piano, cioè. È brutta la posizione del nero, però cioè, ha messo tutti i pezzi al centro. Sì, 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 tristissimo. Forse qui. No, H5 no. No, H5 no. Ma dopo H5 ero contento, in verità. Ma era la contentezza della disperazione, nel senso, ho detto qua mi arriva G4, G5 e perdo senza giocare, mi dà la matto, ho detto faccio H5 almeno ci divertiamo. Ho vinto con Alberto così, Barb. Mi ricordo. Ah, a fianco ricordo. A me. Ero a fianco a te. Che si è preso un pacco con Fiero G7. Bravo. Fiero G7. Monte Silvano. Me lo ricordo. Mi sono detto no, G4 non gliela faccio fare. Ho detto vabbè, disperazione, ci divertiamo, faccio H5. Ah, in realtà dopo è stata divertente perché io tremavo in partita, sì, cioè sì, non ero sicuro di niente. Vabbè, sono. Cioè, sicuramente devo trovare un modo più semplice per vincere, no? Ma secondo me devi fare per D al posto di C per D. Già qui. Decisione. Non semplice, però secondo me dopo è per D. Uno? Mi do una per H5. B5? Sì, però se non ho i pezzi al centro. Non volevo farti fare in qualche modo 0 contro gioco, E4. Sì, solo che non so se serve. Ah, ma ho questo, no. Sì, ho questo. Ah, sì, cavallo 3, sì. Cercavo. Sì. Corre sì, per. G per, alfiere per D. F4, cavallo F5 non D, cavallo F5 no, ok, c'è no, 0 oh, sì. Cavolo, non l'ho vista. Cioè l'ho vista in un altro modo questa idea, però adesso me ne sono accorto che così è, sì, così sì, vince sì. No, è questo, diciamo. Perché sembrava lento, sembrava sì. C'è per D, non c'è più un, cioè. No, infatti No, dopo C per D ho detto vabbè, giochiamo almeno adesso. Sì, ah, è per D davvero. Sì, sì. No, perché qui in realtà pensavo di avere in qualche modo la stessa idea. In questa posizione, cavallo F4. Ah, qui. Sì. Senza D per C. Sì, sì, sì. Cavallo F4 devastante. Però aspetta. Ah, perché io l'ho vista con D per C, donna per cavallo F4, a quel punto alfiere F6. Non l'ho vista qui. Il cavallo F4, l'idea è cavallo G6, evidentemente, sì. Che se prende il matto in bravo. Però... Però. Beh, cioè, è bella. Sì. Questa idea l'avevo vista, però non l'ho vista qui. Sai che difesa ho pensato? Vai. Dopo cavallo G6, F6. Perché scacco re F7. Uh-huh. E mi sono fermato lì. Vabbè, vediamo. Se la gioca, vedo come sì, fa. Sì, sì. Però su F6 ogni tanto. Ah, dici cavallo F4, però... C3. Cavallo F4, C3, blocco tu. Cioè, ci provo almeno. Cavallo sì, sì, G6. F4, C3, sono... Cavallo G6. F6 posizionale adesso. Ura. Bravo. Torre C1. Beh, ma il fiere B4. Non si capisce niente qui. No, qui non si capisce niente. Però forse sul fiere B4 puoi già giocare G4. Ah, no, G4 con le 2. G4 no, perché no. Per quello ho provato ad aprire qualcosa. Però sì. Sì, è stata rischiosa. Forse stavi sempre meglio, non lo so. No, non pensavo più di star meglio. Cosa? Anche io. Ero preoccupatissimo perché c'è la posizione che hai prima, no? E infatti, al posto di fare cavallo D5, stavo pensando, ma faccio cavallo E3 così metto il cavallo in D5, lo tengo, faccio. Poi ho detto, no, vabbè, facciamo i seri. Sì. In realtà, dopo cavallo F4, io pensavo di riuscire a prendere qui così c'era tutto F4, H4, hai capito? È per questo però, che si fa C3. Non avevo pensato C3, sì. Però comunque, interessante. Sì. Ah, perché se fa, se mangia, così, c'è su alfiere F6, c'è donna H7 e torre per F6, che c'è la donna in C7. Sì. Ok. Quindi C3 però chiude l'alfiere. Cavallo G6, F... No, F6 deve fare. F6. Ora... Niente, si capisce. Boh. Forse a tiri. No, troppo. Fiero per C3 stai pensando. Fiero per C3, torre C1, provo a metterla in C7. Non è stupida. Non è stupida.
con il range 1 per la donna, per di 3 torre c7, qualche scacco in e2, re f2. Avevo paura di quella, però forse, però forse funziona, eh. No, se vince è fantastica. Ok, c'è da vedere cavallo c2. Ah, c'è lo scacco lì, dice. E su donna e2 cavallo d4. Cavallo c2 torre f2, no, però. Alfiere c5. No, torre f2. Ti inchiodo, no? Allora, mangine 7, torre f2, no, però a quel punto non sto più particolarmente meglio, perché beh, insomma, la torre c7. Sì. L'idea è che su questa, torniamo indietro, che c'è il doppio mangia la torre. I doppi sono sempre belli, sì. Finire la partita così sarebbe patta con donna e2, donna h5. Bella patta, in effetti. No, non sarebbe stata bellissima. Esteticamente. Esteticamente, secondo me non è chiaro niente. Forse vince, c'è qualche colpo. Ma no, molto strano. Subito c3. Però chi lo sa se dopo che hai preso in c4 non c'era l'idea lo stesso. Perché in d4 prende sempre col pedone, per forza deve prendere. Perché adesso lo vediamo. Perché sì. Qui ho pensato a un sacco di cose. Pure cavallo f4 lo stesso. Non mi funziona f6 intanto. No. Perché questo sembra tutto molto bello. Il problema è che il nero ha come risorsa torre e5 e torre per f5 su cavallo f5. Mi ridà la qualità. Sì. Sennò è matto. Sì. Così. E quindi questo non mi funziona. Questo donna e2. Se provo prima a invertire, sì. Però troppo lento ovviamente. In F6 non mi funzionava. Questa pensavo alfiere F6. Non sono riuscito a trovare. Cavallo. Ah, però ora FG. Ci vuole la fegato per dare pezzi. Soprattutto vista la posizione che avevo prima. Il mio problema è che volevo cercare qualcosa di sicuro. Cavallo G6, che succede? Se mangia. Mangia, rimangia. Ok, minacciamo donna H7, torre per F6. Sì. Bene. Anche torre per F6 subito. Sì. Allora, qual è il problema? Bisogna difendere cavallo F6. E2. No, cavallo E2, cos'è? Ah, cavallo E2. Perché? Perché se vado in F2 mi chiudo la F, se no mangiamo E4. Ah già, mangia. E poi dopo un re H3, però... Ciao. Ma. Dai. Porca vacca che però bisogna difendere il punto F6. Sì, non ho capito se facciamo tipo una mossa. Ah, ma c'è scacco e poi torre per F6, cioè. Sì, fiera 3 di tutto. Cioè. Sì. Ah, allora un gran bel attacco il bianco. Ma forse vincevo cavallo così. G1. Ma poi Poi torre. No, perché dai, pensavo grazie. Torre per D5 per fare. No, ma c'è una casetta di F8 a fiera 3. Ah, matto. Matto. Che adesso sto facendo torre F1. Ah no, sto dando scacco al fiera 3. Scacco al fiera 3, che è anche. Il re in H3 era la soluzione. Sì. La sicurezza del re. E al fiera 3 potrebbe anche essere più forte, veramente. Sì. Bella. Bello. No, mi sono fermato al fiera F6. Sì. Non ci ho creduto abbastanza. Perché re F8, se provi a scappare al fiera 3 ti chiudo. È incredibile. Sì. Che rete di matto, eh. Non riesce proprio a uscire. Ah sì, perché ho doppia minaccia. Una torre per F6 e l'altra è scacco al fiera 3. Che è matto anche quello. Bella. Mi ero fermato al fiera F6. Bella con l'F4. Perché l'ho pensata anche qui. Perché visto che ho visto il fiera F6, allora ho detto la facciamo qui. Sì. Però c'era un problema. Ah, il D3. Fiera F6. O il fiera F6. No, D3 con la G6. Sì. Il fiera C5 scacco. Ah, sì. Qual era il problema? Ah, però forse re G2, ma per H3, no, per 4, re H3 di nuovo. F6. Ah, sì. No, che questa tiene la nero. No, non ho visto niente. No, ho fatto il fiero per D4 che... No, ho fatto cavallo 3. Cavallo 3. Non ero sicuro di niente se mi mangiavi il pedone. No, secondo me è matto. Sì, deve essere... Cioè, ho detto, vabbè, sarà matto, ma non lo so. Questo è D3, tu vuoi il fiero C5.
Questo doveva essere matto. Anche secondo me. C'è donna G5, c'è anche F6 qui, penso. F6, G6. Vedevo. Sì, ma... Ah, no, avevo sta idea, avevo. È vero, è vero. No, questa prima ti forzo il fiore F8 e poi me ne torno in H4. Non G5, no, H4. Però torni a casa. Torno a casa, cavallo H6, cavallo per F7. Sì, è vero. No, sì. No, no, puzzava. Doveva esserci qualcosa. Cioè, puzzava. Sì, sì. Ah, secondo me è forte quella che mi hai fatto. Perché ogni tanto quando F6 mi tieni intorno con la donna. Ma secondo me qui devi fare torre F2. Molle torre F2, però. È molle, ma adesso minacci F6. Ma se alfiere C5, qui perdo. È probabile, ma... Adesso devo ricordarmi perché perdo. Non vedevo... Fammi come ricordarmi tutto. Allora... Hai ragione anche te. F6. Uno dice, chissà perché... Cosa caspita ho visto? Buona domanda. F6. Cosa F6? Cavallo... Da qualche parte. No. F6. Era così semplice. Ma in verità su torre F2 ho anche altre mosse, però, cioè, mosse di difesa, ecco, niente di particolarmente aggressivo. No, però se, cioè, se posso impedirti quello che hai fatto, Sì. Alfiere C5 e F6. Sì, secondo me è così relativamente semplice. F6, ma avrò visto qualcosa? No, non ho visto niente. Bene. Boh. Non è che hai un piano direttissimo, cioè non è che la minaccia proprio in una, però sì, che adesso minaccia F6 adesso, giusto? Cioè la minaccia in una, la minaccia anche alfiere di qua. Ah no, perché hai donna F8, era un'idea. Quando metto il, cioè sarà perso quando che metto il callo in F5. Cioè l'idea è che se fa A5 il nero, cioè, riproponiamo sto tema. Sì. Però mi mangi. Ah no, non puoi mangiarmi in B2. Torre per F6, sì, sì. Questa. Sì. Mangia. Questa e qualche donna F8 ogni tanto. Forse torre per E4 prima. Torre per... No, torre per E4. Ce l'ha il fegato, eh. Cavallo H6. Re G7. Mangio. Donna per H6. Però lì ci sarà perso, sì, sarà perso. Questo sarà perso, no? Ti rimangio... se anche mangi la torre... Ah, mangio questa. Mangi in gradino 4, no, che è perso. Ma dietro, mangio la torre, poi... No, abbastanza... Boh. Però donna F8. E boh. Boh. Per questo mi sembrava devastante donna B4. Sì, sì, sì. Perché sì, ogni sì, tanto è sta donna F8 in qualche modo che torna. Per cui non c'è proprio una minaccia. Però vabbè, cavallo G4, vorrei sì, fare la prossima. Sì, 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 tranquilla. E poi, sì. No, ti ho permesso in realtà di aver controgioco, sotto stupido. Sì. No, quello che non ho visto all'inizio è che su torre F4, che pensavo fosse la mossa vincente, c'è il fiere D6 e non ho niente. Mm-hmm. L'idea di torre F4 è fare F6 e poi cavallo H6. Sì, sì, sì. E gli scacchi non funzionano, gli scacchi qua. Quindi, però il fiere D6, tremenda, non trovavo. Sarò scarso io che in attacco faccio pena. Ma tipo su E5? E5 scacco in C5. Ah, e poi cade il cavallo D5. H6, oh, yes. Cavallo H6 mangia in realtà. Sì, torre G4. Torre G4 e scappa. Dopo F6. Bello, questa l'avrei giocata per me. Ah. Hai ragione. Eh? Ok, può ancora scappare. Ah no, mangio qua. Sì, 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 torre per 4. Tiene tutto. Scappa in qualche modo. E ha un pezzo in più. Unica torre per 4, sennò do torre G8. Sì, 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 sì. Non c'era nulla. E torre E5, però. Torre 4. Okay. Vabbè, se vuoi mangiare un pedone. Sì, sì. Ah, ma c'è questa. No, no, F1. Così. Danno per F6, no, sì, no, sì, sì. Siamo sì, scacco, no, non posso. Ah, è scacco questo. È scacco. Hai ragione. Quindi. Sì, sì, no, sì.
No, a cavallo H6 non funzionava. Però non mi funziona niente. Cioè, no. Mi sta attaccando la torre semplicemente. Donna G5, mangi in F4. Semplicemente. Scacco in F6 e F8. Sì. F6, mangi in F4 ancora. Oddio, forse si può, però... No, perché donna per E4 c'è donna per E4 e poi torni con la donna. La donna B4 è stata devastante. Non... perché pensavo di vincere così, perché l'idea era cavallo che su F6 G per F6 G. Sì. No, sto pensando però il problema è che se cioè... non c'è il tempo di giocare donna H6 per esempio. No. Se lo devo dare lo do in H6, così sì. Non gli faccio creare torre H4, no, perché scappa F8. È pazzesco che mi sono perso il fiero di 6, perché l'idea principale che mi sembrava questa. Furba era che su questa vado in G2, tanto torre per E4 c'è cavallo F6. Sì. È questa che mi ha all'inizio, perché su questa scacco, mi mangio la torre e vinco. Però poi la lizia. Andiamo a casa contenti. Invece al fiero di 6 panico, perché non trovavo una mossa. Niente trovavo. È incredibile. E5, a questo punto mi dai uno scacco da qualche parte e ti mangi E5 probabilmente, cioè donna C5, poi dipende se porto anche perché l'idea qui è all'inizio ho detto vabbè ci togliamo dagli scacchi, cioè in G2 e in H1 scacco, però qui se vado in F1 c'è questa, no, cos'è che c'era? Donna C2. Però adesso è diverso, ora c'è cavallo F6 scacco. No, ora c'è è diverso. Ma no, cavallo F6 G per F. Perché poi gioco donna per cavallo F6 H6, donna per donna cavallo H6. F6, no? Sì. No, cos'è che vedevo? Ma donna C2 qual è il problema? Cavallo H6. G per H. Torre. Facciamo cavallo H6 anche perché su cavallo F6 era F8. Hai ragione, cerchiamo hai di forzare. Hai ragione. L'ho guardato un attimo dopo, hai ragione. Sì, semplicemente per forzare che se il re F8 si mangia, no? Ma è controllata la casa F8. Ma donna F6 sarà male. Re 7, Re di 7, non è matto questo. Re C8. Qui prendo il nero. No, scusa, donna per C6, torre per E5. No, ma insomma, perso. Beh, quasi. A casa. Vedi, cavallo H6 si va a casa, ma perdente. Magari tieni quello, perché non lo so. Ho 6 pedoni dopo donna per F7, ma... Ma la torre in C2. Sì. Donna C2. No, qui non penso ci sia nulla. Qui se scappo con re ti do anche tutti i pedoni contento. Anche perché il problema era che non ho questa per questa. Sì. Questa l'ho vista, con l'H6 non ho visto niente. Sono dimenticato che F6 era protetta da scacco. Però non funziona, quindi meglio. Anche questa non era chiara, Che scacco in H1. Sì. Perché se mangio in D6 è matto. Donna H1 è torre 2. Torre 2. Sì. Ah, io mi sa che avevo visto questo. Possibile. Mi sa di sì. Vabbè, i 5 non funziona per più motivi. E quindi non... Sì. No, ma in partita sarebbe... Bella E5 in partita. Beh, bella da vedere. Tremavo. No, tutto perché mi rifacevo quando avevo il cavallo che te andava in D5, no? Facile. Tutto facile. Sì. E poi devo dare una torre in D1 e fare F6 e sperare. Sì. Cioè, sperare no, visto che... Doveva esserci. Che il problema è che su E6 mi dà scacco e torre per E6. Questo è il problema principale. Purtroppo. Con la donna inchiodata. E cavallo H6 e tiene pure cavallo H6. E ho fatto. Torre F4. Torre F4. Che è l'unica torre F4. Sicuro di niente. Ma zero. Ma l'idea inizia a fare torre di 4. Ma torre di 4. Cavallo H6, no? Scusa. No, E6 forse. E6, vedevo torre di 4. Perché ti ho evitato il. Esatto. E qui a me sembra la persa. No, è finita qui, no? Perché torre F8... F6, probabilmente. F6, esatto. Torre sì, per sì, F4. Sì. Torre F per E7, cioè. Torre per... Torre per cosa?
E torre per G4, F7. E per F... No, torre per F7. No, F per E7, non è per E7. Ah, F per E7. Ah, sì. Io non ho visto questo, io ne ho visto un altro. Vabbè, anche per F torre per F7 cavallo E5 penso vinca. Sembrava. Non è che io ho visto E5, F6 qua. Ah! Ah, boh, io non ho mai calcolato. Cioè, io pensavo E6 come idea, ma forse anche F6 funziona in questo volta. Ma c'è sempre la tua idea di cavallo H6 da una G4 non ce la tua. No, ogni però, tanto c'è. Però c'è. Ed è carina questa linea però. Mi sembra carina perché adesso sul fiore C5 ho matto. Che bella. Però donna per D4 ancora. Si lotta. Sì. E non si va a casa. E si va a casa perdendo ancora. No, sarà patto il finale di torri. Sì, patto, però patto, sì. Sì, perché faccio torre di 7. Esatto, ti prendi a 7. Sì, così patto. Però però su torre di 7 ho torre a 5. Sì, ok, era per far vedere che no, era solo era per far vedere che non funziona Carlo. Sì, sì, sì. No, però questa, scusa. Con F7 in presa. Sì. Forse io pensavo F6. Ah, però anche questa è bella. L'ho persa completamente del tutto. Perché su questa semplice. Sì. E se provo a dar scacchio ho sempre questa risorsa di andare in H3. Che funziona sempre. Mi ci vedi correre in H3. Ho visto oggi. Tranquillissimo proprio. Correre in H3. Ero a prendermi caffè per giustificare il tremolio. Ah, quindi sì. E tu hai fatto torre per D5, donna C5, Re G2. Su torre per E5 non penso di avere chance. No. Torre per E5 no, perché mangio in D3, non hai neanche scacco. Poi faccio donna F3, mi consolido. No, non facciamo più l'attacco. No, ero contentissimo di non mettere re in H3, perché qui ho dovuto dare una torre. Sì. E secondo me funziona, fortunatamente. Sì, vediamo. Cioè io non ho trovato nulla. Beh, intanto hai mangiato la torre. Sì, ho mangiato la torre, però anche qui forse potevano mangiare la torre. Perché mangiare la torre è vero che è una torre, però non ha lo scacco in F1. No. E questa donna è... La perderò. C'è sempre lo scacco in H6 da vedere come tema. Però cosa fai? Pensavo di 2 a un certo punto che potesse funzionare. Di 2 e 6? E 6? 6 torre F8. Torre per F5, no? No. G6 o scacco. E in qualche modo lo scacco su H8, cavallo pere su re. Sì. Torre F8. Ah, ma ho questa come idea. Sempre. Però... Questa non ho neanche vista. È un doppio. È un troppo doppio. Banale, dai. Ah, sì, questa idea non mi era sfuggita. Però. Caspita. Però il problema. È sì. Un'altra linea simpatica. È che se il nero fa A5 e io provo a farla, donna E2. È una mossa inutile, hai fatto. Sì, però era per far vedere che... Sì, no, mai, senso, mai una gioia. Cavallo E3 è inutile perché... Sì, ho matto, però... mi va la donna. Però sì, bello, cavallo E3 non funziona. No, solo per il divertimento. Però se non... Donna E2? Dicevamo donna E2 o di... No, D2. Sì, diciamo. No, D2 cavallo E3. No, D2 cavallo E3. Donna E2? Forse donna E2, però sembra strano che funzioni donna E2, eh. F6 G6. Non si capisce niente. F6 alfiere. No, pensavo G6. Non ho capito la soluzione. Okay. No, era un'altra idea. Alfiere per? Ok. No, alfiere F8 cosa? No, pensavo alfiere per F6. Alfiere per F6, cavallo per F6. G per... Torre G4. F8. Ah, vuoi scappare? No, però dopo donna per F7 l'hai impresa, no? No, esatto.
No. Cioè, stiamo dicendo. No, scusa. Che so, no, diciamo almeno che noi ci capiamo, ma. Sì. Giustamente, RF8 unica, donna K8, questa donna per, questa. E il bianco ha tutto in preso, ma tocca al nero. RF8. Su re qua, donna per, e entrambi le torri sono in prese con scacco. Però su re, no, re c8 e scacco. Sì, sì. Comunque sì. Vado e scacco, mi mangio. RF8 su RF1, no? RF8. Non hai scacchi, quindi mossa mm-hmm. lenta funziona, sì. Così non è neanche più in preda la torre. Difendo la torre, minaccio troppa roba. Sì. Però, dicevamo, F6, G6. F per E7, cavallo F6. Quante idee. Ma l'idea del nero è che su questa ce ne andiamo tranquillamente in H7. Perché la donna è impresa da due pezzi. Sì. Facile. Però no. Su donna H4. Donna H5. No? No. O sì. Beh. Donna H5, però. Però, però, però. Vedi un attimo. Sì, dimmi. Invece di F6, un attimo qui. Mm-hmm. Volevo vedere. Sì. Così, no? Certo. Cavallo H6. Mangia. Sì, torre. Ah, perché alfiere G5. Alfiere è per G5. Quello che volevo fare prima F6, però. Dopo donna difende in qualche modo, no? Cioè, ah, F6. F6 alla fine. Ah, interessante. Però forse posso andare in H. No, l'F8, scusa, F6 torre E per E5, no? Torre ah, E sì, per E5. Torre E per E5. Bravo. Mm-hmm. No, così non funziona. Dopo ridisi, vabbè. Però non lo so su donna E2 in realtà. E6 torre F8, questa è l'idea base. Che non si sa se funzioni, però. No, ma donna per E6 com'è? Ah, E6 donna per E6. Sì. Sì. Ah. Pura, sì. Prima non c'è pure. Sì, diciamo che non era un modo logico per difendere la minaccia E6, no. Donna E2 per fare donna per E6. Però forse F6. Allora, l'unica F6 qua. Oppure torre FF1 per solido triplicare. Ma se ti do la torre in qualche modo, tipo torre 1, deviare la donna. F6 G6. Ogni tanto c'era come idea donna per G6 F7, ma non funzionava mai. Re F8 parava sempre tutto. E torre. No. Boh. Problemi, eh? F6 G6, ma se su F6 G6. Ah, eccola come funzionava. Così vediamo. Così funziona. Farti mettere alfiere in F8, devastante. Ecco, qui si vede perché torre 8 in apertura. Ero sbagliato, hai visto? No, vabbè, a parte gli scherzi. Ecco come. Per fortuna. Fantascienza però. Bella, però bella. Sì, però donna E2 che difende E6 è illogico, tutto illogico. Non mangiarsi la torre. No, è che pa. Fai vedere come è andato. Alla fine è andata così. No, ha mangiato la torre, no? Sì, sì, sì. Scusate. Stavo pensando donna per di uno, ho fatto donna E2. F6, perché questa era piuttosto forse peggio. Mi sa di sì. Per alfiere G5. Sì, 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 sì. Fa di 2. Il pedone torre C8, torre C1 e... Infatti qui ho commentato qui se gioca così è come la partita di Modena con la torre alfiere pedone. Ok. Quindi F6, l'idea è adesso minacciare questa dando anche matto. Però nel frattempo è per questo che la donna in D1 non avendo nessuno scacco è impresa semplicemente. Sì. Sì. E se prova a difenderla con donna E2 a questo punto c'è matto. Cavallo H7. Ah no, cioè se mangia è matto. Perché questa, se donna per G4, donna per e donna G7, se no o donna per F7. Cavallo G4 c'è. Però eh? Lo scacco ti scoverge. In G. Ah c'è anche cavallo G4 indietro, sì sì. Sì ma ho una torre in meno, devo dar matto. Vabbè ma donna per F7 qui è matto, no?
qui. Donna perfetta, sì, sì. Ah, minaccia matta, anyway. Troppi matti. Sì, sì, qui è finito. Vabbè. Torre per Mi minaccio. Donna G6, ho paura. Bu però, eh. Non ci sarà H8. Porca miseria. Porca miseria, lo dicevo io qua. Cavallo F5, dai, su. Torre per. Torre per F5, poi di nuovo. No, no, c'è donna E6. Ah, c'è anche donna F1. Bu. È vero. Com'era? Donna E2. Sai cosa ho visto? Cavallo H6, H7. Ah no, ma l'idea era anche questa. Semplicemente. Sì. Perché continua l'idea che non ha scacchi. È vero che minacciavo l'alfiere e cavallo H6, ma c'era anche questa come idea. Che su re per o torre per F6. Sì, ho troppe idee. Ce li ho tutti di là. Sì. Che tristezza. No, vabbè, qualcosa ci deve essere. Perché alla fine ho torre, cavallo e donna contro re e basta. L'alfiero ogni tanto, ma qui neanche. Pedoni, dai. Fruttissimi pedoni. Siamo buoni. Ok. F6, l'idea è proprio bloccargli l'ultimo difensore di G5, poi non ha nessun pezzo che difende. Quindi dopo donna per G4 ha giocato, no? Sì. No, vediamo. Mangiato di donna, vinco forzato, fortunatamente. Vediamo. Quello che non ho visto all'inizio... Aspetta, un attimo idea. Ah. Ho visto che non ti ha convinto quando ho mosso F per G7. Eri un attimo più contento. Un attimo, sì, perché non ho visto, vabbè, sì. Ah, vince forzato. Sì? No, al posto del Fer F8. Un attimo. Al posto del Fer F8? Sì. Come al posto del Fer F8? Com'è G6. Che io mi ricordo un mio pedone che arrivava da qualche parte. G6 devi fare. No, non è questa che no, no, che non è questa. No, non è che dico, non può essere. Forse su re per G4. Torre per G4 o alfiere per F6? Sì, questo era. Torre per G4. Alfiere per F6. Quindi donna per G4. Quindi donna per G4 è unica. Alfiere F8 ma anche. Ma se gioca G6 qui e mangio l'alfiere. Torre sì, di 1. Sì, ho capito. D2 torre F1, eh? Torre F1, sì, torre sì, di 1, sì, va bene, basta. Così. Sì. Ah, vabbè. No, di 2 torre di 4 anche. Vabbè, matto anche. Anche matto con il 6, sì. Ok, vediamo. Qualsiasi cosa. No, vabbè, fiera F8 unico. Preso. Tu cosa vedevi? Come idea? Cosa vedevo qui? H5, G6. No, lo spazio per dare matto sull'H. No. No, allora mi sa che non vedevo nulla. Ecco, okay. Questa era un'idea interessante. No, però adesso puoi mangiare i 5. Sì, adesso posso mangiare i 5. No, era allora, qualche mossa F prima. F per G7, dai. F per G7, re per... Alfiere per... Donna F5 abbiamo visto. Sì. La mia prima idea era questa, ma poi mi sono accorto che dopo torre E per i 5... c'è nulla. Sei fortissimo qua. Sì. Perché l'idea del nero è fare tipo D2... E poi non ha una vera minaccia no. Però è bianco. No, è che io pensavo sull'1 F5 di avere torre E7, cioè in partita. Okay. Invece vediamo donna che difenderebbe tutto, tranne donna sulla scacco. C'è lo scacco in C8. È perché io pensavo l'idea fosse torre G4. Sì. Ma sì, su torre G4 al posto di donna C8, torre E6. Sì. È solo che ci sono. Non c'è 8, alfiere F8, tristezza. Torre G4, o questa. Fiera H6, donna F5. Vabbè, donna F5, qua è matto, così. Il problema è che perde forzatamente, perché torre F8 a sto punto ho donna... Ho torre G4, e non hai l'idea con torre 6. E poi donna F6. Ed F6 non è mai possibile per donna E6. E quindi su F6 che ha fatto è interessante. Sì. Donna G6 vince perché minaccio E per F6 e la torre, quindi sì. L'unica è questa. Il problema è che adesso sì, l'alternativa è fare torre E per C, torre D per E5, ma dopo donna per D3 sarà esatto, questa era la tua unica chance, però è finita. Cioè invece nella triangolo di partita c'era l'ottava e la settima debole, anche torre C7 minaccia. Forse qui
Se riuscissi a cambiare una torre, qualche chance. Neanche cambiare una torre. Col pedone H, perché fortunatamente è squilibrata. Sì, sì, se avessi tipo il pedone in B3, a quel punto hai chance. No, lì perché, sì, però sì, è squilibrata la struttura, quindi la donna è ancora più forte. Ah, e poi. Sì, sì, sì. Sì, però perché dovrei lasciarti cambiare una torre? No, no? Chiaro, chiaro, chiaro. Se tieni una torre. Certo, era l'unica, perché questa perde subito. Purtroppo, per torre C4. Torre C4. No, è la sfortuna che questa idea con torre C5 non funziona neanche. Su perché l'altro... torre C5 non funziona? La per torre D4. Ah, cioè, ecco, quello che, come è finita la partita che adesso vediamo. Sì, vediamo. Qui? Cosa dire? No, anche al posto di torre C4. Mi sa che vinceva anche torre per F6 semplicemente. Vabbè. Sì, non avevo voglia di calcolarlo. Sì, sì. Cioè, ho visto torre C4, mi lascio matto in una, proteggi l'ottava, torre in 7. Vabbè, torre C4 vince facile, sì, sì. Torre per F6, D2. Torre F7. Torre F7. Scacco e torre H7. Hai questa idea? Tremenda. Torre per G7 domani sarei da una per D5. Salve. Almeno posso dire che l'avevo vista. No, per quello non volevo calcolare, cioè, perché puoi sempre sbagliare, no? No, beh, torre C4 è facile, sì, sì. Perché torre C4 che è come è andata la partita, su torre D8 questa. Sì, il problema è che non riesci a... Perché un'idea poteva essere di mettere la torre in ottava e la torre in H7, però ti rimane impresa. Cioè, non puoi fare questo perché hai la torre in H5 impresa. Perché sennò l'idea... Un'idea era questa, carina, e qui non è chiara. Perché ha difeso tutto e sta arrivando di due. Che bello. Però non puoi fare entrambe le cose, no? O difendi l'ottavo o difendi la torre. No. Quindi è andata così. Così. Ovviamente qui la stessa idea. Che su torre G5 maggiore di torre. Sì. Ciao. Ciao Carlos. Vabbè, torre D5 che ha fatto, non mi ricordo quale. Mangio questo. Sì. Solfiere F8, donna E6. E su H7, donna E4. Mento io. Tu? Ho perso. Bene, vediamo le altre. Bene, no.